Buongiorno, io sono Paola Bellomi e insegno letteratura spagnola presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. E oggi volevo presentarvi un tema non nuovo per chi si occupa di letteratura ed è il romanticismo. Volevo però cercare di presentarvi un aspetto poco noto, inedito del romanticismo spagnolo, ossia la presenza e la partecipazione femminile a questo movimento. Nel 1931 un intellettuale, filosofo, giornalista riconosciuto, Edmundo González Blanco, ancora si permetteva di affermare che quando ad una donna viene la voglia di dedicarsi alla letteratura, questo è indizio che ha qualche difetto nella sua sessualità. Molti pregiudizi legati alla figura della donna, in particolare alla figura dell'intellettuale donna, sono durati per moltissimo tempo e questo è noto. E ancora oggi, non è sempre facile essere un'autrice, una scrittrice, una drammaturga, una poetessa, senza che, per questo ci sia un certo atteggiamento condiscendente quando non negativo. Nella presentazione che volevo condividere con voi, ho pensato di dare questa struttura, quindi dare una breve definizione di cos'è il romanticismo, qualche elemento legato al contesto storico, al contesto letterario in particolare, spagnolo, quindi alcune delle caratteristiche principali del romanticismo in Spagna. Ed infine presentare alcuni nomi tra i più rappresentativi, sia, di autori che di autrici. Innanzitutto l'aggettivo romantico, ancora oggi a volte viene associato ad una declinazione peggiorativa, negativa, spesso infatti è sinonimo di una sensibilità estrema, quasi svenevole. In realtà l'aggettivo, perlomeno per quanto riguarda la lingua spagnola, è un prestito che deriva dal francese ed infatti durante tutto l'Ottocento in Spagna troviamo nella letteratura appunto che si occupa di queste tematiche. Troviamo spesso una quasi compresenza tra l'aggettivo romantico e l'aggettivo romanzesco. Alla fine, anche per la letteratura spagnola, ha prevalso l'aggettivo romantico. Come vi dicevo, questo aggettivo deriva un prestito che deriva dalla lingua francese, dove appunto si utilizzavano gli aggettivi romantique e romanesque, e a loro volta questi aggettivi ricevevano la loro etimologia dal sostantivo roman, quindi dal romanzo. E in effetti anche per l'italiano utilizziamo gli aggettivi romantico e romanzesco. Lo spagnolo, come forse sapete, non ha la parola romanzo, bensì utilizza per esprimere questo genere letterario la parola novela. Di conseguenza riceve e fa sua invece la definizione che era stata data dai romantici francesi. Quindi entra anche nella lingua spagnola l'utilizzo di romantico e poi romanzesco, legato appunto a quest'idea di romanzo sinonimo di invenzione, di immaginazione, ossia anche in questo caso in una declinazione peggiorativa, di un'invenzione, di una fantasia e quindi per questo condannabile perché troppo fantasiosa. Il romanticismo spagnolo si inserisce in un momento storico ben preciso. Corrisponde dal punto di vista politico ad un momento particolarmente difficile per la storia di Spagna perché avviene
diciamo, i primi germi del romanticismo si trovano a fiorire in seguito a quelle che erano state le guerre napoleoniche e quelle che vengono conosciute nella storia spagnola come le guerre carliste, cioè le guerre di successione al trono, dopo la morte del re assolutista Fernando VII. La posizione quindi contraria della Spagna verso la Francia darà origine ad un sentimento antifrancese che prenderà anche la definizione e l'aggettivo di afrancesado per riferirsi ad una persona filo francese, quindi con un atteggiamento totalmente di denigratorio verso coloro i quali avevano appoggiato le idee e la politica francese. Il romanticismo spagnolo, come il romanticismo in generale, nasce quasi in contrapposizione a quello che era stato l'illuminismo e soprattutto alle idee illuministe, quindi di nuovo questo riferimento alla Francia come patria dell'illuminismo. E di conseguenza un nuovo motivo in aggiunta per mostrare una voglia di allontanamento da parte dei romantici spagnoli verso questa corrente che tanto invece aveva dato al progresso del genere umano. Volevo condividere con voi e commentare brevemente questi due quadri che ho inserito nella presentazione. Nel primo caso troviamo una riproduzione del quadro di Le Monnier intitolato Salon di Madame Geoffrin ed è un quadro in cui ritroviamo riuniti quelli che erano i maggiori rappresentanti dell'illuminismo francese, riunitisi attorno al busto di Voltaire. E tra le persone che possiamo riconoscere, tra le figure degli intellettuali, degli scrittori, pensatori che possiamo riconoscere, anche Diderot e Rousseau. Un aspetto interessante di questo quadro è che vengono rappresentate, quindi partecipano all'azione che qui troviamo riprodotta, anche numerose figura femminile, a partire dall'ospite di casa, Madame Geoffrin, che ospita appunto questa riunione. Vi ho inserito anche un secondo quadro, in questo caso un quadro di uno spagnolo, di Antonio Maria Esquivel, del 1846, intitolato Los Poetas Contemporáneos. I poeti contemporanei che ritroviamo ritratti nel quadro di Esquivel rappresentano due generazioni, le prime due generazioni di poeti, di scrittori romantici spagnoli che appunto come nel caso del quadro di Le Monnier si ritrovano per parlare e confrontarsi, dialogare su questa nuova corrente artistica e letteraria. Quello che però mi interessa sottolineare di questa raffigurazione è che, contrariamente al quadro di Le Monnier, in questa rappresentazione di quello che diventerà poi il canone del romanticismo spagnolo, le figure femminili sono totalmente assenti. Se noi dovessimo basare la storia della letteratura romantica spagnola su questo quadro, dovremmo arrivare alla conclusione che non ci siano state delle autrici, delle poetesse, delle drammaturghe spagnole che si sono confrontate o si sono espresse attraverso l'estetica romantica. Non è così, come vedremo. Per quanto riguarda il contesto letterario, in cui il romanticismo si inserisce, direi che possiamo lavorare per concetti chiave o tags o hashtag. Infatti, se dovessimo così rappresentare o condividere su Twitter o su Instagram o su Facebook
quali sono i concetti più importanti legati al romanticismo, direi che queste parole che trovate elencate rappresentano in maniera significativa gli elementi principali del romanticismo. E possiamo notare come questi elementi siano spesso contrastanti, siano spesso in opposizione l'uno con l'altro. Infatti troviamo in alcuni casi un romanticismo che si rifugia nell'esaltazione del passato, quindi con un grande recupero delle proprie radici, andando a ricercare queste radici spesso identitarie nell'esaltazione di un passato remotissimo, cioè il passato medievale. Troviamo in contrapposizione invece l'impulso progressista verso il futuro, cioè c'è un romanticismo invece che tende a un rinnovamento profondo, totale, vero dell'estetica e quindi anche del linguaggio artistico, letterario ed espressivo, quindi non rifugiandosi o recuperando degli stilemi del passato, ma anzi cercando di coniare un nuovo codice linguistico, una nuova prospettiva estetica. Accanto a questo, infatti, accanto a questo impulso verso il futuro, verso qualcosa di nuovo, di innovativo, troviamo infatti anche l'atteggiamento, cosmopolita di molti autori romantici che vedono nell'apertura verso le altre correnti letterarie che provenivano dagli altri paesi, soprattutto europei, un motivo di arricchimento anche del proprio sentire letterario. In opposizione invece all'apertura non solo artistica ma anche politica verso l'esterno, invece troviamo la risposta contrapposta che è il nazionalismo. Spesso infatti il romanticismo è stato associato anche all'insorgere o al sorgere e al diffondersi di una nuova idea di identità e quindi di patria, e legata spesso appunto al concetto di nazione e da lì di una difesa dei propri costumi e della propria alterità, della propria diversità rispetto agli altri. D'altra parte, il romanticismo anche è legato all'angustia esistenziale, forse tra i caratteri appunto che più vengono associati al romanticismo c'è questo elemento legato più alla sentimentalità o all'emozione, all'espressione più intima dell'io, e quindi l'angustia esistenziale, l'entusiasmo anche rivoluzionario, c'è cioè la spinta di cercare di rinnovare anche l'ambiente politico, l'ambiente sociale attraverso una vera e propria partecipazione in prima persona ai moti rivoluzionari. D'altra parte abbiamo anche chi ritrova nel satanismo blasfemo un motivo per allontanarsi totalmente da quella che è l'estetica borghese, che alla fine il romanticismo cerca di annientare, quindi tutto ciò che è ordinario, che è in un certo qual senso appunto borghese, in un senso peggiorativo, viene allontanato per contrapposizione, arrivando agli estremi appunto dell'esaltazione degli elementi più scuri della nostra anima, e da lì anche un recupero delle correnti più oscure, come appunto il satanismo. D'altra parte, vedremo per esempio con il Don Juan Tenorio, che è una delle opere simbolo del romanticismo spagnolo, che invece ritroveremo una riscoperta delle origini religiose che si fondano in Spagna nel cristianesimo, in particolare nel cristianesimo cattolico, come invece un punto di espressione, un carattere peculiare del romanticismo spagnolo.
Appunto, anche in questo caso, però, il recupero dell'elemento cristiano-cattolico da parte dei romantici si inserisce come un tentativo, come era l'esaltazione del passato, di recuperare le proprie radici identitarie, trovandole appunto nel momento in cui la Spagna era arrivata al suo massimo splendore anche a livello politico, diventando un vero e proprio impero mondiale, e appunto con i re cattolici nel tardo Medioevo. Sempre in contrapposizione, quindi vediamo questi due elementi molto contrastanti tra il cattolicesimo e il satanismo. Dal punto di vista politico, vediamo come la tendenza verso il rinnovamento, verso tutto ciò che è rivoluzionario in senso positivo, può essere associato nel romanticismo a quella che è la spinta liberale, quindi al liberalismo, che cerca di rinnovare anche la scena economica, in contrapposizione invece con l'assolutismo politico, che aveva significato con Fernando VII un ritorno ad una condizione politica sicuramente più restrittiva rispetto all'esperienza che anche la Spagna aveva sperimentato durante l'epoca illuminista. Anche in questo caso, negli ultimi due esempi, troviamo i due elementi antitetici, perché se da una parte il romanticismo viene associato alla passione, all'espressione del sentimentalismo più anche becero, se vogliamo, il romanticismo spagnolo si affida anche alla burla sarcastica per deridere tutto ciò che è borghese. Il romanticismo spagnolo, si caratterizza per alcuni elementi peculiari. Innanzitutto, la Spagna è stata, prima ancora di diventare un paese, con una propria letteratura romantica, è stata essa stessa oggetto dell'estetica romantica da parte del romanticismo straniero, soprattutto quello tedesco e quello inglese. Infatti, per il romanticismo oltre i Pirenei, spesso la Spagna era vista come un paese che era rimasto fermo quasi al Medioevo e che quindi conservava sì un'identità originale, assolutamente cristallizzata nel passato, ma allo stesso tempo era anche una nazione molto arretrata, e infatti ritroviamo spesso l'associazione alla Spagna nera, la cosiddetta leggenda nera, ossia la riscoperta di ciò che era stata l'Inquisizione spagnola, quindi di quella istituzione che per secoli aveva perseguitato in maniera violenta gli elementi che non si adattavano al dogma della Chiesa cattolica, e quindi tutte le leggende che ancora erano rimaste nella cultura popolare spagnola, legate alle eresie e quindi ai processi dell'Inquisizione e ai sistemi crudeli e violenti dell'Inquisizione, entrano a far parte di questa leggenda nera, che ritroviamo spesso appunto nei racconti o nei romanzi romantici inglesi o tedeschi. Un esempio appunto è per esempio la raccolta di racconti intitolata Tales of the Alhambra di Washington Irving. Irving era un diplomatico statunitense, appunto, che è un rappresentante del romanticismo nordamericano, e per la sua attività diplomatica aveva potuto conoscere da vicino la Spagna,
e aveva raccolto in questi suoi racconti dell'Alhambra, facendo riferimento al palazzo Nazarí di Granada, aveva recuperato appunto tutte le leggende legate ai gitani, legate ai mori e quindi a quella parte della popolazione spagnola che era presente nel territorio della penisola iberica fin dal VII secolo d.C. Inoltre, la Spagna è un paese particolarmente romantico, o adatto al romanticismo inglese e tedesco, anche appunto per questa religiosità estrema, per anche una religiosità molto superstiziosa legata a una serie di cerimonie, riti che ancora caratterizzano in parte la mitologia anche della Spagna attuale per noi stranieri, come per esempio le cerimonie per la Settimana Santa, soprattutto nel sud della Spagna. E appunto i romantici inglesi non solo ritrovano questa estrema religiosità cattolica come un elemento interessante e quindi degno di essere raccontato. Ma appunto la stessa Spagna prende spunto da questa sua storia, da questi elementi intrisi anche di mistero, di questa fascinazione per ciò che è oscuro, ciò che è sempre al limite tra ciò che è consentito e ciò che non lo è, e con la riscoperta appunto degli elementi satanici. E questo lo ritroviamo ad esempio nella produzione del pittore Francisco Goya, nelle pitture nere o nei ripetuti quadri in cui spesso ritroviamo come riproduzione il Sabba con Satana rappresentato come un capro e attorniato da streghe. La Spagna però riscopre non solo questo passato legato alla propria identità cattolica e in contrapposizione, appunto, ripeto, con il satanismo, ma recupera anch'essa stessa quello che era stato il passato identitario formato non solo dai cattolici, dai cristiani, ma anche dagli ebrei spagnoli che avevano vissuto in Spagna fino al 1492 e appunto la popolazione mora o più tardi morisca che era presente in Spagna dal VII secolo d.C. e poi verrà espulsa all'inizio del 1600. Quindi recupera anche la letteratura spagnola romantica, recupera queste radici identitarie e addirittura scoprirà, per esempio nel caso del passato ebraico, riscoprirà che in Oriente, in particolare in quello che era allora ancora l'Impero Ottomano, erano sopravvissute delle comunità che erano discendenti degli ebrei spagnoli, degli ebrei di Sefarad, e a partire dalla metà del 1800 si riscoprono le comunità sefardite, cioè di ebrei spagnoli che vivevano nell'Impero Ottomano. E da lì inizierà appunto questa riscoperta di una nuova alterità, di una nuova identità che entrerà a far parte anche della narrazione romantica. Un altro elemento fondamentale perché il romanticismo si diffondesse come è successo in Spagna è dovuto alla diffusione della stampa periodica. Infatti, il XIX secolo è anche per la Spagna
il, possiamo dire, secolo d'oro della stampa periodica. Il giornalismo si sta affermando, anzi si sta non solo affermando, ma diffondendo e addirittura sta diventando un sistema di sostentamento per gli autori che cercano di fare della professione letteraria appunto la propria professione principale. Tra l'altro vediamo come se in media per un volume, per un romanzo, per un volume completo erano disponibili, di solito la tiratura per un libro girava attorno alle 1.000 copie, i periodici più importanti arrivavano addirittura alle 10.000 copie. Questo significa una diffusione enorme della stampa periodica rispetto alla diffusione del libro. Dobbiamo anche ricordare che se all'inizio del secolo ancora la percentuale di persone analfabete è ancora altissima, verso la metà del 1800 questa percentuale diminuisce. E quindi un maggior numero di persone ha accesso alla lettura, in particolare alla lettura della stampa periodica. La stampa periodica è inoltre fondamentale, è stata fondamentale per la diffusione della letteratura che in questo periodo si scrive e si produce. Ed infatti, prende sempre più piede la modalità della letteratura per entregas in spagnolo, quindi la letteratura che veniva pubblicata, per esempio i romanzi venivano pubblicati per episodi o per capitoli nella stampa periodica, cercando di fidelizzare, in un termine moderno, i lettori ad un periodico rispetto ad un altro, quindi anche qua il concetto di concorrenza.